vediamo oggi come stanno e io credo che siamo all'ultima partita dell'anno e la stanchezza si può recuperare a livello mentale. Non credo che sia un grande problema, se non altro, se qualcuno proprio lo vedo stanco stanco, è inevitabile che gioco un altro. Io ho sempre detto che preferisco avere i sani in campo e quindi valutiamo oggi, ma credo che abbiamo avuto anche un giorno in più di recupero, quindi non dovrebbe essere un grosso problema questo. Ma probabilmente non avrebbe neanche giocato perché l'ho visto stanco, quindi non è un problema. Salamo sta bene, si è allenato, l'occhio è abbastanza aperto, quindi dovrebbe esserci. Ho dormito sereno perché sono sereno, perché questa squadra mi dà grande serenità. Credo fortemente nei ragazzi, li ho visti belli carichi, ci credono come ci credo io. E andiamo a Bologna per vincere. Cercare di fare le partite che abbiamo fatto fino adesso. Essere un po' più lucidi sotto gol rispetto all'ultima partita, perché sicuramente io l'ho rivista. Probabilmente sono stato anche un po' duro nelle dichiarazioni post partita, perché mi avevano detto, è quello che ho sempre detto, no, a caldo dalla panchina si può vedere altro. L'ho rivista e il primo tempo effettivamente abbiamo fatto molto bene. Sì, no, abbiamo fatto molto bene, ma avremmo potuto fare di più se fossimo stati un po' più lucidi, quello sì. Però abbiamo fatto una buona partita. Una partita che avremmo sicuramente strameritato di vincere, perché praticamente per 70 minuti abbiamo fatto la partita. Loro ci hanno messo un po' in difficoltà alla fine con questi lanci lunghi, perché noi essendo stanchi la difesa scappava da davanti, non accorciavamo più e quindi abbiamo rischiato in un paio di circostanze un paio di contropiedi pericolosi. E quindi abbiamo dimostrato di essere superiori, almeno nell'ultima partita. Sicuramente non inferiori. E quindi siamo tranquilli, sereni, dobbiamo andare a fare quello che abbiamo sempre fatto, almeno da quando io sono su questa panchina, consapevoli della nostra forza e consapevoli che è una finale, cioè, al di là poi del risultato, non siamo riusciti a vincere, quello non è un problema, è come se andassimo a giocare una finale. La finale che fai? Tu vai per vincerla, non vai per pareggiarla, quindi con le dovute accortezze, con la dovuta esperienza in campo che i ragazzi hanno, quindi non è che devi andare all'arrembaggio, ma noi siamo forti e consapevoli che questa squadra è capace di fare gol. Dobbiamo essere capaci di non prenderlo e siamo molto ottimisti. Ma secondo me non cambia niente, cioè nel senso che quando tu giochi con due punte, per forza di cose una delle due si deve abbassare, soprattutto quando giochi con un centrocampo contro un centrocampo a tre dove c'è un mediano basso. Il lavoro sporco di una delle due punte c'è sempre, quindi se noi parliamo di fase di non possesso diventa un 4-2-3-1, quindi non cambia assolutamente niente, salvo restando il fatto che ci vuole un po' di, nel caso ci vuole un po' di sacrificio di una delle due punte, ma è la normalità, non è che lo chiedo io, lo chiederebbe chiunque, una delle due punte che a turno si abbassa sul play, ma questa è semplicemente la fase di non possesso. Poi nella fase di possesso è la stessa cosa, cioè io non ho mai visto due punte giocare piatte. Dipende come considerate le punte, cioè Pasquato è una punta, eppure per tre quarti, cioè, chi gioca lì deve sapersi buttare, deve saper fare anche la punta, se no non ci può giocare lì, se no devi giocare con un trequartista che non si butta mai e due punte. No, non lo so neanche io, devo vedere oggi, perché proveremo un po' di soluzione. Sì, ma anche perché non è l'unico tiratore, Caprania è dotato di un gran tiro, Politano è dotato di un gran tiro, Melchiorre è dotato di un gran tiro, quindi, ma questo lo chiedo sempre, ma lo chiede qualsiasi allenatore. Quando hai capacità balistiche da fuori area devi provarle, poi in campo c'è anche la bravura dell'avversario che non ti consente questo, o la meno bravura dei nostri che magari in altre circostanze preferiscono magari un assist a un tiro in porta, ma il tiro da fuori fa parte del calcio e più se ne vedono è meglio. Sì, come quella di martedì ancora di più, secondo me, perché hanno due risultati su tre, sicuramente non si scopriranno, sicuramente la loro prima idea è non prendere gol, la loro seconda idea è quella di colpire ed essere magari più cinici,
in alcune ripartenze che loro pensano che noi possiamo dare, ma questo non deve succedere. Noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di imporre il nostro gioco. Più siamo lontani dalla porta, è meglio per noi. Più attacchiamo e più dobbiamo essere compatti nel non farli ripartire. Se saremo bravi a fare questo, credo che il Bologna avrà poche opportunità. Sì, l'avevo visto in un paio di circostanze. All'Avellino giocava con un modulo diverso e difficilmente noi possiamo cambiare modulo, perché già non c'è tempo per preparare una partita, per cambiare un modulo. Però i concetti dell'Avellino sono stati un po' quelli che abbiamo noi, al di là del modulo, quella grande aggressività in avanti, inserimenti da dietro. Allora sono una squadra esperta, hanno un allenatore molto molto esperto, come ho detto in conferenza dopo la partita, qualcuno ha criticato tra virgolette il mister perché lui è ritenuto uno di quegli allenatori che ama far giocare bene la propria squadra, ma purtroppo la bravura dell'allenatore è anche questa, capire i momenti. In questo momento probabilmente lui ha capito che il Bologna più di questo non può fare e ha badato a mettere giù una formazione capace di non subire e di cercare di colpire in contropiede. Bologna ha fatto esclusivamente questo, non ha mai costruito, non ha mai fatto un gioco per portare la palla avanti, ma solo per buttarla avanti a quei giocatori che hanno quel tipo di qualità. Non a caso ha giocato Mancoso, che è un giocatore bravo a attaccare la profondità, gli spazi, veloci. E credo che la partita sarà più o meno la stessa. Se il Bologna non stava bene 4-5 giorni fa, non penso che possa star bene anche dopo 5 giorni. Ma sì, ma sono giocatori abbastanza simili, soprattutto Cacia e Mancoso sono abbastanza simili, che Marco Fresca è un attimino diverso, però sono tutti giocatori formidabili per la Serie B. Quindi sono giocatori forti, ma non solo loro. Hanno giocatori fortissimi in tutti i reparti del campo, come giocatori fortissimi ce l'ha il Pescara, quindi conterà la testa, conterà l'aspetto fisico, conteranno tantissime altre cose. Beh, bisognerà cercare di sbagliare meno l'avversario e coniugare a questo anche un pizzico di fortuna, perché poi gli eventi fanno la differenza. Se Mancoso avesse fatto gol su quel contropiede o se Melchiorri non avesse preso il palo e avesse fatto gol, cambiava tutto. Quindi le circostanze possono cambiare l'andamento di una partita, però poi, come ho sempre detto, la fortuna te la devi anche andare un po' a cercare. Mi taglio da solo. No, io non ho mai programmato le mie vittorie, io sono uno spontaneo, non è che. Oddio, quella di Camoranesi un po' era programmata, ma perché è frutto di un gioco, di uno scherzo, lui era il capellone del gruppo e non voleva farsi tagliare i capelli da 2 o 3 anni a quella parte, a quel giorno, e quindi io gli ho detto, vabbè, se vinciamo il mondiale te li taglio. E poi è successo così. E può succedere ogni scarafone. È bella mamma sua, è brava mamma. Vabbè, sì, vabbè, ma ci mancherebbe, la mamma parla male del figlio, insomma. Ma è famiglia, la vivo bene, insomma. È normale che i genitori sono molto legati al proprio figlio, ci tengono. Quello che dice un po' mio papà è anche vero, no? Mia mamma è una vita che soffre da mio padre a me sui campi di calcio, adesso ha dovuto prolungare queste sofferenze, però sono secondo me alla fine sofferenze piacevoli e speriamo che possiamo trasformare queste sofferenze in sofferenze piacevoli, ma noi ci crediamo molto, ma non solo loro, anche tutte le altre persone che mi stanno vicino, dalla mia compagna ai miei figli, insomma, quindi è un momento bello e cerchiamo di toglierci le soddisfazioni dovute.